volevo iniziare raccontandovi questa storia di questo ex voto. Lo vedete? Questo l'aveva fatto fare mia nonna da un artigiano del paese per, come grazia ricevuta da offrire a San Giovanni e Gesù per avermi fatto passare la paura. Voi ce l'avete San Giovanni e Gesù per passare la paura? No, davvero. Conviene averlo, Conviene averlo perché serve per far passare la paura alle bambine, alle femmine in generale. Però insomma diciamo che sono le bambine quelle che soffrono di più della paura. Deo se di Marosa ancora comunque. E nonna diceva, quando c'hai paura, figlia mia, ti devi mettere vicino a una fontana e devi cantare una canzoncina. Quando San Giovanni arriva da... e prende la bambina tra le ali. Quando la bambina è lì e l'angelo l'ha presa, diceva, doveva raccontare tutte le paure che aveva, tutte quante, senza vergogna. Le paure sotto le ali dell'angelo, dice che cadevano in terra. E l'angelo, vedendole lì per terra, tutte quelle paure, dice che schifo, gli veniva a pena e si metteva a piangere. E gli scendevano queste lacrime nere che bagnavano tutte le paure. Queste lacrime nere. Le paure bagnate dalle lacrime dell'angelo, dice che si mettevano a germogliare, in dipesia dal subedrumento. Tu scendi dal subedrumento? No. Tutto che devo dire. Subedrumento dice che tutto quello che abbiamo dimenticato, subedrumento, pedrumento, perdimento, tutto quello che abbiamo perduto e quindi dimenticato e non sappiamo neanche noi di aver perduto. E nonna diceva, è dalla dimenticanza del subedrumento che nascono fuori tutte le paure. Ma dopo che l'hai ricordato, la paura se ne va via, quasi sempre. Questa che vi facciamo è una delle possibili canzoncine che si potevano chiamare cantare, potrei ai San Giovanni e Gesù, intendi? Nina Bibbia.
camminavi via, anima mia, non davanti ci dia, sola, sola, piangendo. Hai desespense e ancora so paura, ti dà un no, cadi in sandalo, mamma, non creda, sorriva, pipì, anima mia, anima mia, e tornavi via, da mattina. Enough.